Gio Porchetta, eccolo qua il simpaticone, dice: facile fare i perbenisti quando si ha libro paga di Adriano Gagliani. Parlate di musica e non parlate di politica, se alla fine ci mangiate pure voi. Facile parlare. Ma questo è un deficiente. Questa che droga si è presa? Cioè, ma chi ha libro paga di Adriano Gagliani? Cioè, ma a parte che qua non c'è proprio nessun libro paga, non c'è mai stata una lira qua. Coglione! Per insegnarti a vivere, siamo qua per insegnarti a vivere e tu ti meriti solo quattro schiaffi in bocca, così magari, come faceva mio padre con me, così magari impari qualcosa, deficiente. Poi questi sono, sai una cosa che mi sta spaventando tanto ultimamente, Pino? Poi tutti i soldi pensano. Tutti i soldi. Una cosa che mi ha merde. Spaventato tanto nelle ultime settimane, che adesso Salvini ha fatto quella campagna per promuovere l'evento in Piazza del Popolo e ha messo le foto di tutti quelli che non ci saranno, i suoi oppositori, giusti o sbagliati che siano, Saviano, Salmo, Jamie Tights, tutta una serie di persone. Ragazzi, Mussolini ha iniziato così. Cioè, questo concetto di non accettare più il dissenso, di non accettare più un'opinione diversa dalla propria, di ungere, no? Cioè, nel caso di Porchetta, che poverino è un po' decerebrato, sta ricollegando Gianluca Gagliani, che è comunque proprietario di Rock TV, a suo padre. Tutti sappiamo che Gianluca soldi non ne ha mai avuti da suo padre per fare né Rock TV né nulla, si è sempre fatto un mazzo tanto. Bravo. Però questi concetti buttati lì con stupidità fanno paura, perché poi la gente non si indigna più. Ma quello che ha fatto Salvini di mettere le foto dei suoi oppositori in piazza ha esposto il ministro dell'interno a pericoli le persone che sono state comunque tirate in mezzo, perché poi adesso ci vuole anche senso di responsabilità. Non sono irresponsabili solamente quelli che aprono i locali e non c'è capienza. Sicuramente. Cioè, un politico che mette le facce dei suoi oppositori in piazza su una campagna social è uno squilibrato, questa è la mia opinione. E questi concetti, tipo quello di Gio Porchetta che continua da settimane a rompere le scatole, che non mettiamo i filmati vecchi o le cose, sono persone che purtroppo hanno perso il contatto con la realtà e con la democrazia. Purtroppo sì. E invece con la realtà e con la democrazia bisogna farci contatto. Perché? Quindi, fai pace col cervello. Però mi piace, perché Gianluca non l'ha mai detto, ma lo specifico io, che Rock TV e poi dopo anche i Pop TV in 18 anni non ha mai avuto un euro cent, che sia uno, né da Adriano Gagliani, che è il padre, né da tutto quel mondo e quell'universo. Bravo. non a caso. Quindi ci vuole più rispetto, più educazione e soprattutto non bisogna sparare cazzate. L'hai detto tu, Pino, ed è la verità. Chef Ruffi dice: Pino, cosa ne pensi del grande Cesare Cremonini? Credo sia il Robert Plant italiano. Questi, vedi, sono quelli che vanno in discoteca e si prendono quelle droghe brutte proprio. Sì. Cremonini dovrebbe fare solo una cosa, quella Vespa, piccassela su per il culo, che gli piace magari. Certo che c'ha proprio una faccia da buzzurro proprio. A proposito di gente che non sta bene, dedico il messaggio, oggi ridiamo un po', Pino, del papà di Jim, che dice: ciao Pino, ma è vero che tu e Jack eravate dei paninari? Ti ricordi i paninari, Pino? Sì. Sì, effettivamente di panini ne abbiamo mangiati tanti, perché non c'era il piatto caldo da mangiare, ed era già buono quando si trovava il panino. Che fantasia che hanno. Luca Gianantoni su Facebook dice: ciao grandi Pino e Jack, il rock era la rabbia degli ultimi, il grido di chi non si riconosceva nella società dell'ipocrisia e del consumismo. Ora anch'esso si è trasformato in un puro business, perdendo l'anima e abbandonando coloro che, diversi dagli altri, vivono una vita di solitudine senza più note. Capito un cazzo, comunque va bene, dai. Non a tutti i ragazzi, tanti. Messaggi brevi comunque, che c'è tanta gente che scrive. E il succo del suo messaggio è che comunque è diventato tutto un business ormai, anche la musica rock. E questo lo è sempre stato. Sì. Poi ci sono quelli con le palle che sono liberi e quelli che si vendono il buco del culo. E purtroppo sono il 90%.